cominciamo dall'emozione del primo gol in Serie A e di una prestazione, almeno per quanto ti riguarda, quindi nobilitata da questa rete che premia evidentemente il sacrificio, l'abnegazione e l'impegno. Sì, no, beh, è un'emozione unica perché penso sia il sogno di tutti i bambini, cioè esordire in Serie A e fare gol è un'emozione indescrivibile. Sono felicissimo. Cosa chiede Sprocati a questa stagione? Insomma, l'hai vissuta, però senti ovviamente grande fiducia, l'abbiamo visto anche col Parma che ti ha riscattato. Ma in questo momento penso soltanto ad allenarmi bene, come ho fatto fino adesso, e farmi trovare pronto, poi vediamo. Che Serie A sta conoscendo Sprocati per quello che ha visto, che sta vivendo? Campionato sicuramente difficilissimo rispetto a quello dove ero abituato l'anno scorso, campionato totalmente diverso, con campioni, ripeto, è un sogno comunque. Sul momento invece della squadra, ti chiedevo appunto del Parma, che dopo il pareggio di Empoli, la vittoria con il Genova ha messo un po' in fila un po' il discorso. Adesso c'è stato questo stop. Può esserci un contraccolpo mentale? Avete paura di questo, insomma? No, assolutamente no, perché penso che comunque abbiamo fatto e stiamo facendo un grandissimo campionato. Ci manca ancora qualche punto, ma penso a breve comunque di chiudere e chiuderemo sicuramente questa pratica. Senti, una pratica che vi vede comunque condurre in maniera sorprendente, no? Il gruppone delle neopromosse, c'è anche motivo di soddisfazione. Come sta vivendo la squadra questo momento? Perché nel giro di ritorno, diciamo così, c'è stata una leggera flessione, complice forse anche il calendario. Penso che sia capitato un po' a tutte le squadre avere una leggera flessione in questo campionato, però ripeto, cioè, abbiamo fatto un bellissimo campionato e stiamo facendo un grandissimo campionato. Dobbiamo concluderlo nel modo migliore, insomma. Questa sarà una settimana propedeutica, un'altra che conterà 3 partite in 8 giorni. Come si prepara quella che può essere la settimana decisiva per chiudere appunto la pratica? Come abbiamo preparato fino adesso, molta serenità, molta tranquillità. E basta, niente di più. Comincia ad esserci un po' di pressione perché le partite cominciano a essere positive, sia in un senso cominciano a contare tanto, sia in un senso che nell'altro, sia essendo positivo o negativo il risultato. No, te l'ho detto, tanto noi dobbiamo stare tranquilli e sereni e continuare come stiamo facendo fino adesso. Il mister dice sempre che, D'Alessio dice sempre che tu sei uno dei giocatori più affidabili tecnicamente, hai calcio di destro, di sinistro, buona corsa. Non è poco per un giocatore comunque arrivato neanche da una stagione qui a Parma. Fanno piacere le parole del mister. Come ho detto prima, cercherò di metterlo sempre in difficoltà durante la settimana, di lavorare per quello e di farmi trovare pronto. Forse ti aspettavi di giocare anche un po' di più alla luce anche di di questi attestati di stima. Ma il mister è lui, decide lui, quindi io cerco di farmi trovare pronto e di fare sempre il mio. C'è qualche compagno, l'ultima da parte mia, a cui rubi dei, tra virgolette, dei segreti? Ma io guardo un po' di tutto, non è che rubo, cerco di imparare un po' da tutti. Sì, l'emozione Mattia domenica di segnare anche davanti a quello che è stato il tuo pubblico, davanti a un Olimpico che ti ha tutto applaudito comunque, visto il tuo trascorso, insomma, recente. È stato qualcosa di più? È anche una dimostrazione di sportività da parte dello stadio intero. No, è una cosa che mi ha fatto sicuramente piacere. Oramai è passato, io comunque sono del Parma, penso comunque al Parma. Guardando avanti, appunto, una volta Daversa di te ha detto deve imparare a credere un po' di più in se stesso, cioè per ritornare quello di Salerno deve ricominciare a credere di più in se stesso perché le qualità le ha tutte. Stai lavorando anche su questo aspetto? Assolutamente sì, infatti, tutti i giorni cerco di allenarmi al massimo proprio per quello. Mattia, la pressione addosso nel vestire una maglia come quella del Parma si avverte proprio ancora di più. Beh, si avverte assolutamente sì, si avverte. Però ti ripeto, io cerco di fare il mio e di dare sempre il massimo. Se a Parma funge anche come stimolo, vista che è una grande piazza, una grande tifoseria. Assolutamente sì, assolutamente sì.